Allora non conoscete nemmeno il nostro maestro, che si chiama Giovanni Battista della Salle. Lui viene da Reims, nel nord della Francia, ed è famoso in tutta Parigi perché ha aperto scuole per i bambini. E ora siamo diventati tanti alunni. Lui è simpatico, paziente, disponibile, buono. È un santo e da lui si imparano tante belle cose. Ehi, guardate, eccolo, sta arrivando con la sua assistente. Che combinazione! Adesso ve la presentiamo di persona e lui stesso vi dirà tutto ciò che volete. Ciao bambini, ma siete qui in mezzo alla strada da soli? Perché siete così pensierosi e non state giocando? Io conosco un posto speciale chiamato scuola. Accogliamo tutti i bambini e anche i vostri amici. E tutti insieme giochiamo e leggiamo le storie meravigliose del Vangelo. Vi ricordate quel brano del Vangelo che abbiamo letto poco tempo fa? Quello in cui l'arcangelo apparve a Maria? Ricordate come si chiamava l'arcangelo? Gabriele! Difficile per noi accettare tutto questo. Per fortuna, un angelo apparve in sogno a Giuseppe. Uomo giusto, bravo falegname di Nazareth, innamorato di Maria. Il corteo che accompagna Maria e Giuseppe. Dove sono andati gli sposi? Giuseppe e Maria hanno lasciato il loro villaggio, Nazareth, e hanno affrontato un lungo viaggio per ordine dell'imperatore di Roma e, come ogni uomo di pace, hanno rispettato le leggi di Roma. Dovevano arrivare a Betlemme per farsi registrare. Popolo di Nazareth, cittadini di Roma, prestate orecchio alla voce che vi parla. Udite la parola e la legge di Roma imperiale. Per ordine di Cesare Augusto, imperatore di Roma e di tutta la terra, Quirino, governatore della Siria, proclama il censimento di tutti gli uomini e delle loro famiglie in tutto il territorio dell'impero.
ogni capofamiglia, ogni lavoratore o bracciante, ogni responsabile, ogni artigiano, fabbro e contadino avrà l'obbligo di recarsi con la sua famiglia nella sua città d'origine per registrare il suo nome e la sua casa. Mi chiamo Samuele e sono della tribù di Beniamino e vengo da Betania insieme a mia moglie Anna. Voi due, da dove venite? Chi siete? Veniamo da Nazareth, dalla Galilea, e mi chiamo Giuseppe e sono insieme a mia moglie. Io sono Maria, la sposa di Giuseppe, e apparteniamo alla famiglia di Davide. Va bene, date anche voi vostri nomi al cancelliere e andate. Soldati, per oggi basta. Lunga vita all'imperatore. Ave Cesare! Dobbiamo edificare la nuova scuola? Sì, è proprio qui. Un terreno di 5 ettari che ben si presta per costruire una scuola. Ne sono convinto. Questo è un terreno a metà strada tra Piazzale Flaminio e Ponte Milvio. Qui una scuola sarebbe ideale. A proposito, stavo pensando che sarebbe il caso di costruire anche una mensa per i poveri. E sarebbe bello se potessimo un giorno realizzarci un bel presepe vivente dove far nascere Gesù ogni anno. Maria e Giuseppe hanno cercato invano un posto dove riposarsi e ripararsi. In quella notte santa faceva molto freddo, case e alberghi erano tutti pieni. Questo lo sappiamo, trovarono rifugio in una stalla dove c'erano il bue e un asinello, e lì nacque Gesù. Siate felici, io vi porto una buona notizia, stanotte è nato il Salvatore. Ma che luce è questa? Non temete se mi vedete, sono di passaggio e vi lascio un messaggio.
Noi siamo pastori, non abbiamo granché, non abbiamo tesori. Che cosa possiamo fare? Ascoltate il mio annuncio. Stanotte è nato il figlio di Dio. In quella grotta lo troverete. Fate presto, da lui accorrete. Guardate, siamo vicini a Betlemme. Fermiamoci a chiedere informazioni. Veniamo dal lontanissimo Oriente. Siamo tre. Siamo i rappresentanti di tutti gli uomini che sono in cammino alla ricerca di un Dio vicino, di un Dio con noi. Abbiamo scrutato il cielo infinito con i suoi miliardi di stelle e abbiamo seguito la stella che ci sta guidando da noi. Ma quest'anno è un anno veramente speciale perché è il tricentenario della famiglia lasaliana. A 300 anni dalla sua morte di Giovanni Battista della Salle, tutti noi ci domandiamo, ma come è stato possibile che una sola persona abbia potuto creare un movimento globale così da trasformare la società? Lo invitiamo a venire qui con noi e a concludere la nostra rappresentazione per gli auguri finali. Il nostro direttore Fedel Salvatore. Io mi porto il rappresentante ufficiale San Giovanni Battista della Salle, perché lui ufficialmente è fratellino superiore, quindi me lo porto. Io credo che i bambini nel loro racconto abbiano fatto la catechesi più bella, quella dei 300 anni dei fratelli delle scuole cristiane. Noi abbiamo vissuto un anno di grazia, il nostro giubileo. Cari genitori, che sia un Natale fatto di cuore, che ognuno possa toccare il cuore, i vostri bambini oggi hanno toccato il vostro cuore, che ognuno possa toccare il cuore nella propria famiglia.